All'Università degli Studi di Teramo il benessere degli studenti è importante quanto la cultura. Per il loro welfare è stato così realizzato all'interno dell'Ateneo un poliambulatorio medico che potrà assistere i ragazzi per alcune loro esigenze. Disturbi del comportamento alimentare, ne soffrono 3 milioni di giovani italiani. Sesso sicuro, più 400% e oggi l'incidenza delle malattie sessualmente trasmissibili. Gestione dello stress, dipendenza da social media. Ma anche avviamento al volontariato e corsi di guida sicura. Solo nel 2016 sono morti di incidente stradale 260 ragazzi tra i 20 e i 24 anni. Questa università non solo cultura ma anche tanto welfare. Assolutamente sì, affinché i nostri studenti siano non solo dei professionisti formati in maniera efficiente ed efficace, stiamo molto investendo sul welfare studentesco. Bisogna essere consapevoli del ruolo che ogni studente deve avere, quindi da qui un modello fortemente trasversale che accompagni lo studente anche a una crescita e una maturità di essere persone consapevoli del ruolo che hanno nella società. Quali servizi voi offrite? Abbiamo fatto uno studio, abbiamo mappato le esigenze, abbiamo mappato le problematiche dei nostri studenti. Avvieremo da subito dei corsi di formazione per le malattie sessualmente trasmissibili, per i disturbi alimentari, per la guida sicura e per le malattie dalle dipendenze dei social. La situazione di benessere influisce positivamente sul rendimento degli studenti, sostiene il magnifico rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, orgoglioso del nuovo poliambulatorio dell'Ateneo Teramano, tra i primi in Italia e che già effettua circa 70 visite al mese. Una bella novità qui all'Università di Teramo, un poliambulatorio. Un poliambulatorio ed altri servizi che hanno come obiettivo quello di migliorare il benessere dei nostri studenti. Noi agli studenti ormai offriamo dei percorsi formativi in grado di trasformarli da matricole in eccellenti professionisti. Vogliamo fare in modo che possano far questo attraverso un impegno e potendo studiare in condizioni di benessere. Da qui queste iniziative di supporto sono convintissimo che saranno accolte molto bene dai nostri studenti.